Ok ragazzi, questa colorazione è bellissima. Comunque andiamo a fare il secondo ricordo qua a San Gimignano, dopo, ripeto, aver ripulito tutta la città di qualsiasi cosa. Sta scappando! Non sfuggirai stavolta. Mazzino, non ho fatto niente. Aspetta, che lui mi interessa. Che dici? Non c'è una taglia sulla sua testa? Oh, 1504. Prendete il mio denaro. Sì, io volevo fare la missione, però evidentemente non siamo partiti col piede giusto. Ma ora non vi preoccupate che sistemiamo tutto. Sistemiamo tutto. Ok, allora... andiamo a toglierci quel poco di sospetto che abbiamo. Cosa fa? Ma è pazzo! I commenti della gente in giro mi fanno veramente morire. Ma uffa! Vabbè, si fa così, sai. Vieni. E giù le mani! Giù le mani? No, giù te direttamente. Boom! Va buono. Allora, il più vicino è per forza questo. Potevo andarmene là, perché sono un po' un coglionazzo, però tanto comunque mi ha fatti tutti. Prezzi così bassi che non credere. Ti prego, pietà, lasciatemi fare. Stimati clienti, prendi. Sapete che... Sarà una scommessa fra ubriaca. Affascinante, ma perché non cammina e basta? Verdura! Verdura appena colta! Che poi mi sto arrampicando in alto perché so che questa missione è su una torre, però non ho pensato al fatto che comunque l'incontro con... il soldato di Mario va fatto a terra, esattamente così. Antonio Maffei si è rifugiato in cima all'edificio più alto della città e da lì lancia farneticazioni e frecce in egual misura. È chiaro che ha perduto il senno. Come se non bastasse, ha fatto appostare degli arcieri tutto intorno. Ti conviene farli fuori prima di avvicinarti. Bene, grazie delle informazioni. Urla dalla torre. E adesso non urlerà più. Perché ci penserà Ezio a zittirlo. Allora, c'è da arrampicarsi su questa torre. Per poi switchare a quell'altra. A switchare, cioè che termine usato. Cittadini di San Gimignano, prestate orecchio alle mie parole. Dovete pentirvi, pentirvi e cercare il perdono. Le vostre impietà ci hanno scatenato contro l'ira di un demonio. Evocato dai nostri peccati, ora si aggira per il mondo ammantato d'ombre di tenebra. E dovunque passi, la morte lo segue. Sapete... la morte segue Ezio... sacrificato la vostra libertà. Ehi! O segue te. Per quel maledetto. Non saprei, sai. Non siete che fantocci, schiavi dei cordoni della borsa, ammaliati da parole velenose. Avete perduto la virtù, avete perduto la dignità. Questo tipo, ora voglio lanciare una provocazione proprio molto provocatoria. Questo vivesse nel 2023. Sarebbe un Novax, sicuro. Scusate l'ironia, ma... cioè, ci sta proprio a pennello. Sarebbe un Novax, un complottista, un terapiattista. Uomini che volevano salvare queste terre per purificarle. Unitevi a me in preghiera, figli miei, così che insieme possiamo resistere a questa oscurità. Ascoltate, o cieli. Eccolo, io voglio parlare. Ho dalla terra le parole...
Bello bullying ho fatto. No, vabbè, fantastico, ho fatto bullying. Scenda come rugiada il mio dire. Come scroscia sull'erba del prato. Si fa così anche con te. La luce del Signore, purificati. Raga, l'assassino più bello in assoluto l'ho fatto adesso. Inchinatevi davanti ad Adri. Abbi rispetto per la morte, amico mio. Te lo do io il rispetto. No, io. Che tu possa alfine trovare riposo nel corpo e nella mente. Requiescati in pace. Bellissimo, ragazzi. C'è stata la cosa più bella. Preso, prima atterrato e poi proprio ucciso così. Senza pietà. Pietà zero. Scaraventato giù. Che poi c'è la cazzina che lo va a riprendere, no? Cioè, lì nella terra di mezzo, dove gli fa il discorsino. Comunque, anche lui. Oh mio Dio. Scusa. Oh, che odore. Anche lui ha avuto la sua fine. Deve avere fine adesso, invece, il mio livello di sospetto, perché sennò poi sono problemi. Penso che il cosino sia qua sopra, sapete? Che eleganza e che fisico. Sti commentini, signora. Minchia, dove cazzo l'hanno affisso il coso? Morti di vivo. Va bene, ragazzi. E anche per oggi il nostro compitino abbiamo fatto.